Ciao bellezza, oggi ti porto nel dietro le quinte con questo mini vlog della creazione del design del mese di agosto. Che cosa è il design del mese? Praticamente ogni mese propongo per le mie clienti un design di ovviamente unghie finte per son ispirato un po' a quella che è la tendenza del momento oppure alla stagione. In questo caso siamo nel mese di agosto e quindi si tratterà di un set di unghie per son con i colori del mare, quindi il blu e il bianco. Ho messo anche un pochino di oro e in realtà ho chiesto a voi, quindi ho chiesto ai miei follower sulla pagina Facebook e su Instagram di darmi delle idee per il colore del design di agosto e incredibilmente tutti quanti mi hanno scritto di usare il blu, quindi assolutamente non potevo rifiutarmi dall'utilizzare il blu. Qui mi vedete che sto cominciando la preparazione delle unghie. Ho scelto questa forma che si chiama ballerina, che è una forma che in realtà ho usato poco perché mi rendo conto che effettivamente è una forma un po' difficile da portare, se vogliamo. Non è comodissima perché comunque ha agli angoli, quindi posso capire che non sia facilissima da portare, è comprensibile ovviamente, però l'ho voluta scegliere anche per farla un po' vedere e poi mi piaceva l'idea di mettere quest'idea che avevo in testa, insomma, per queste unghie del mese di agosto, di realizzarle proprio su questa forma, mi piaceva un sacco l'idea. Qui vedete che ho già limato le unghie, quindi sono già andata avanti, ho già messo anche la base, e qui invece sto miscelando il bianco per fare un effetto un po' tipo schiuma del mare sulle unghie centrali, quindi sul medio e l'anulare. Ci sarà un design, appunto, che sembra un po' le onde del mare, la schiuma del mare. Quindi comincio con un bianco con un effetto un po' più trasparente rispetto a un bianco puro, mettiamola così.
Dopo un'oretta e mezza più o meno di lavoro, questo è il risultato del design del mese di agosto, molto bello. Ero indecisa se farle opache o lucide, alla fine ho optato per un mix tra le due cose. Qui chiaramente mi sto segnando tutto quello che ho fatto, perché così mi ricordo esattamente tutti i passaggi, perché chiaramente poi se devo riprodurlo per i vostri ordini ho bisogno di ricordarmi tutto quello che ho utilizzato. E alla fine ho optato per fare le unghie completamente blu opache, mentre le unghie di mezzo, quindi il medio e l'anulare, lucide. E mi piace un sacco usare questo contrasto opaco lucido, quindi sicuramente nelle unghie persone che realizzo lo vedrete spesso, perché mi piace un sacco. Sono tornata a casa, mi sono preparata un pranzo veloce. E poi qui invece mi vedete nel mio home studio, quindi ho portato a casa le unghie che avevo realizzato nello studio, in negozio nel centro estetico, e praticamente qui mi dedico alla fotografia, quindi preparo le foto da utilizzare sui social, e questa parte mi diverte sempre un sacco perché mi piace sperimentare sempre tantissimo. Mi piace utilizzare a volte la mano finta, a volte semplicemente la card, insomma mi diverto un sacco, poi dipende anche un po' dalla giornata, se c'è il sole fuori o meno, quindi questo mi piace proprio tanto, questa cosa, un aspetto molto creativo del mio lavoro, anche se è tutto molto creativo in realtà. E questo è il risultato finale del nuovo design del mese di agosto. Intanto io lascio scorrere un po' di foto. Mi raccomando, è ancora disponibile. Non potete cambiare il colore, però potete scegliere la forma che preferite. Come sempre vi lascio nell'info box sia il link ai miei canali social, oppure potete anche scrivermi direttamente su WhatsApp. Trovate il numero sempre qua nella descrizione del video. Vi mando un bacione e vi aspetto. Ciao!